Salve a tutti gente, bentornati a Justice for All. La volta scorsa Phoenix ha dovuto fare una scelta importante, si approfittare dell'occasione per scagionare Metan Guard, incolpando Adrian Andrews, oppure no, e ha scelto la seconda? Beh, gli ho fatto scegliere la seconda. Abbiamo lasciato perdere quell'occasione perché ci fidiamo di Edgeworth, a quanto pare, e per la ricerca della verità. Fiducia verità, baby. Ok. Proseguiamo. Avete già raggiunto il verdetto? Prima vorremmo discutere ancora un po' con lei. Riguardo a cosa? Vi ho confidato il nome del mio mandante. Cos'altro volete da me? Ecco. Vorrei che ci raccontasse tutto quello che sa su questo caso. Questa è la procedura. La procedura? Ma di cosa sto parlando? Ma non ho capito su cosa dovremmo farlo testimoniare. Signor The Killer, le chiedo di fornirci maggiori dettagli sul rapporto con il suo mandante. Voi e le vostre procedure. Ora capisco perché nessuno piace andare in tribunale. Oh, lo fa! Il mio mandante, parte seconda, ok? Come ho già dichiarato più volte, il mio mandante è Adrian Andrews. Tuttavia, la manipolazione della scena del crimine è una cosa che non posso proprio tollerare. Il mio mandante ha manipolato le prove per far sembrare colpevole qualcun altro. Ha fatto in modo di entrare prima di chiunque altro nella stanza e di trovare il corpo. Adrian Andrews sapeva fin dal principio che Juan Carrida era morto. E il suo piano prevedeva la creazione di prove false, il coltello e il bottone. Ecco perché il mio mandante ha infranto le regole e non ha rispettato il proprio ruolo. La frase che mi ha colpito di più al momento è quella dove dice è entrata prima di chiunque altro perché è stranamente specifica. Vedremo. Una svolta decisamente inaspettata. Ormai sarà, la quinta volta. Ma questa volta sembra che le cose siano state chiarite. Obiezione! Un momento, vostro onore! Sì, signor Edgeworth? Dobbiamo ancora controinterrogare il testimone. Ritengo che non sia necessario approfondire una deposizione come questa. Non crede anche lei, signor Wright? Vostro onore, la difesa chiede di interrogare il testimone. Non ho altra scelta! Perché? Le parole del testimone vanno tutte a vantaggio della difesa, mettendo in discussione la sua testimonianza. Porterei alla luce tutte le menzogne che ha detto a mio vantaggio, immagino. Non riesco proprio a capire cosa stia succedendo. Allora siamo in due. Stranamente, questo caso è più chiaro di alcuni casi precedenti, dove è meno caotici, tutto sommato, ma vabbè. Il mio mandante, ok. Come ho già dichiarato più volte, il mio mandante è Adrian Andrews. Tuttavia. Cosa c'è, signor Wright? Se lo incalzasse su ogni singolo dettaglio, The Killer potrebbe insospettirsi. Ma devo fare qualcosa per guadagnare tempo. Testimone, se qualcuno volesse ingaggiarla per un omicidio. Sto già prendendo appunti. A quanto ammonta la sua tariffa? Vedo che anche lei nasconde un lato piuttosto oscuro, signor avvocato. Se interessato, potremmo parlarne con calma al termine del processo. Ah! No, 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 no! Non stavo pensando di ingaggiarla! Signor Wright! Sì! Lei! Penso di essere lui la vittima. Lei mi vuole uccidere! Lei mi vuole morto! Non è così? Cosa? Ma cosa glielo fa pensare, vostro no? Colpevole! Signor Wright! La dichiaro colpevole! Il giudice è uno spasso.
Soprattutto l'ultima parte di sto caso. Testimone, prosegua pure. Perché ha accettato di confidarci il nome del suo mandante? La manipolazione della scena del crimine è una cosa che non posso proprio tollerare. Spero, io continuo a incalzare, spero che non si insospettisca sul serio. Io, come tanti altri, ritengo intollerabile assoldare un killer per uccidere qualcuno. Se lo pensassi anch'io, di certo non farei questo lavoro. Oh, certo. Beh, nessuno ti impedisce di cambiarlo, se vuoi. Ma permettetemi di essere chiaro su un punto. Pur essendo io a compiere il delitto, in realtà è il mandante il vero responsabile. Questo mi sembra scontato, signor The Killer. E gli toccherà vivere il resto della propria vita con questo fardello sulle spalle. Ma in questa occasione il mio mandante pensava di fuggire dalle proprie responsabilità. Il mio mandante ha manipolato le prove per... l'ha cambiato? No, ok. Il mio mandante ha manipolato le prove per far sembrare colpevole qualcun altro. Si riferisce al bottone e al coltello? Sì. E anche il mio biglietto da visita. Oh, questa carta. L'avevo lasciato lì in modo che la polizia non perdesse tempo con le indagini. Cerco sempre di rendere le cose più semplici possibile. In che senso? Grazie a quella carta è facile capire chi è stato a fornire il servizio. Prende molto sul serio il suo lavoro. Ma calpestare tutte le regole, arrivando a pugnalare la vittima con un coltello, e addirittura nascondere la mia carta, sono cose che non posso proprio tollerare. Soprattutto perché ha pugnalato qualcuno con un coltello! Non potendolo vedere in faccia è difficile capire se stia mentendo o meno. Anche quando l'ho visto in faccia non era molto espressivo, quindi non so quanto aiuterebbe. Ha fatto in modo di entrare prima di chiunque altro nella stanza e trovare il corpo. Ok, questo... Sta dicendo che normalmente i suoi mandanti non avrebbero osato farlo? Esattamente. In genere cercano al massimo di trovarsi un alibi. Se intende avvalersi dei miei servizi, signor avvocato, dovrà trovarne uno anche lei. No, gliel'ho già detto! Non ho alcuna intenzione di ingaggiarla! Perché continua a fissarmi in quel modo? Qui non sono io sotto processo. Adrian Andrews sapeva fin dal principio che Juan Corrida era morto. Fin dal principio? Proprio così. Ben prima che il mio mandante entrasse in quella stanza. I miei mandanti sono sempre perfettamente consapevoli della situazione. Chissà se è davvero così. Molto strano. Eh? E il suo piano prevedeva la creazione di prove false, il coltello e il bottone. Perché il suo mandante lo avrebbe fatto, secondo lei? Perché? Beh, manipolare la scena del crimine e inquinare le prove è piuttosto rischioso. Perché una persona che ha ingaggiato un killer dovrebbe recarsi sul luogo del delitto? Bella domanda. Credo volesse incastrare il signor Rangard. Ma allora perché non ha chiesto direttamente a lei di incastrarlo? Questo è impossibile. Huh? Il mio lavoro consiste nell'uccidere e lasciare il mio biglietto da visita. In modo che i sospetti non cadano sul mandante, è mio dovere proteggerlo. Ma non posso accettare che il mandante sfrutti il mio lavoro per una vendetta personale. Ecco perché il mio mandante ha infranto le regole e non ha rispettato il proprio ruolo. Non ha altro da testimoniare? No, nient'altro. E spero di non essere più chiamato a deporre in futuro. Perché intende continuare la sua attività? Sono costretto, almeno finché non troverà un successore, il quarto dei killer della storia. Le andrebbe di cambiare lavoro, signor avvocato? Come ha detto? No, sto bene così, dico davvero. Ne è proprio sicuro? Credo che il giudice non mi stimi molto.
Come intendi muoverti, Phoenix? Non posso fare altro che smascherare le sue menzogne. Hai ragione, ma ti rendi conto che così metterai in cattiva luce il tuo cliente? Sono così confuso. Ma l'unica cosa di cui sono sicuro è che questo processo non può ancora finire. Ci stiamo avvicinando al numero di episodi della prima Let's Play. Forse li abbiamo già superati addirittura. Forse è colpa mia o forse è il gioco che è molto più lungo, o sembra più lungo. Ok, ci ho pensato un po' su... Inizialmente pensavo l'autopsia, ma... Cioè, questo prima di chiunque altro è escluso a... The Killer. Ma la cosa che forse ha meno senso è il calice. È entrata prima di chiunque altro, ma perché... Perché si è versata il calice? Se l'aspettava? Se era lei la mandante? In quel senso? Magari ci penso su un altro po'. Boh, secondo me si tratta del calice o della foto del crimine. Ho pensato anche all'autopsia, ma cioè, cosa mi dice? Niente. Che è stato poi pugnalato con il coltello. Io provo col calice, mal che vada, resetto. Nope, ok, non è il calice. I'm dead. Oh! Non me ne ero mai accorto, sono... Ci sono sia Shelley the Killer che John Doe nei personaggi. Li stavo guardando perché magari... Tecnicamente posso dire che c'è entrato... C'è scritto prima di chiunque altro. Tecnicamente non è entrata... Dopo The Killer, ma mi sembra stupida come cosa. Ok, sono uno stupido. Sorry, rincalzato. Ed è questa la frase. Ah, damn it. Non so perché mi ero fissato su questo, perché c'era scritto prima di chiunque altro. Era questa la frase dove anche Edward ha fatto il cenno, mi sono confuso. Quindi è questo. È qui che devo presentare il calice? Ok. C'ero, solo che ho sbagliato. Mi sento come... Io non l'ho mai fatto, ma... A volte parlano di quei test a crocette... Dove sbagli... Ad allineare... Le crocette... E quindi le fai tutte una riga sotto e escono tutte sbagliate. È qualcosa del genere. La ringrazio molto per la sua preziosa testimonianza, signor The Killer. Quel sottano non mi piace per niente. Quando Adrian Andrews, il suo mandante, ha messo piede nella stanza di corrida... Non poteva sapere che la vittima fosse stata appena assassinata! E questo come fa a dirlo? Il calice, vostro onore. Il calice? Adrian Andrews pensava che Juan Corrida fosse solo svenuto. Ecco perché ha deciso di versargli del succo di pomodoro. Ma non potrebbe essere una parte del piano di Adrian Andrews? Impossibile, vostro onore. Sul calice ci sono le sue impronte digitali. Se fosse stato parte del piano, di certo non avrebbe lasciato le sue impronte. Capisco. Signor Edgeworth, come intende replicare? Che strano. Per una volta concordo pienamente con la difesa. Testimone, come spiega questo comportamento del suo presunto mandante? Questo mi sembra un dettaglio del tutto marginale. Non vale la pena discuterne. Non è molto importante, vero? Temo che si sbagli. Non pensavo che The Killer sarebbe ceduto. Cioè, sta babbettando è già qualcosa. Sì, come sostiene, Adrian Andrews è davvero il suo mandante. Avrebbe dovuto sapere che Juan Corrida era morto. Ma se invece, come sembra, non lo sapeva... Adrian Andrews non può essere il suo mandante! Wow! Adesso non urlano più colpevole. Curioso. Cosa?
Perché quell'avvocato non è ancora obiettato contro queste ridicole teorie? Phoenix, se The Killer si rende conto delle nostre intenzioni, saremo in guai seri. Sì, è vero. Obiezione! Edgeworth, sono stupito! Come ti permetti di fare simili insinuazioni senza fornire delle prove? Mi dispiace! Mi è sembrata un'obiezione piuttosto deboluccia, signor Wright. Ad ogni modo, sono convinto che ci sia una contraddizione in questa testimonianza. Non so se era ovvio, ma stavo cercando di farli recitare male. Non so, magari era brutto. L'accusa vorrebbe invitare il testimone a dirci come è stato ingaggiato. Molto bene. Dobbiamo assolutamente guadagnare tempo. In attesa che gli oggetti dimenticati da The Killer arrivino in tribunale. L'esito del processo sarà deciso da quelle prove, ne sono sicuro. L'ingaggio. Adesso stiamo solo sentendo la storia della vita di The Killer, praticamente. Va bene, gente, grazie dell'attenzione. La prossima volta continueremo a cercare di ingannare The Killer. Tutto sommato si è rivelata una fortuna che è via radio, perché non può vedere le nostre espressioni, non può sentire tutto quello che ci diciamo fra noi e roba così. Quindi il suo, diciamo, mezzo per non essere riconosciuto e preso alla fine è un vantaggio per noi. Grazie mille dell'attenzione, alla prossima.